Cavalier Commendator Dottor Saturnino Manfredi di Castro dei Volsci, provincia di Frosinone. Ma che fa lo spiritoso? Scusa. Come lo spiritoso? C'è qui sul biglietto da visita, scusa. Vabbè, hai detto anche reperto storico. Reperto storico sarai te. No, il filmato era reperto storico. Mai, ma reperto storico, ma dico un che ti lamenti per la citazione? Per gli anziani un minimo di rispetto. Questo è il biglietto da visita. Se fai lo spiritoso, allora, se devi dire i titoli, dilli tutti. Sono anche diplomato all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. Scusa tanto, allora, tu sei di Castro dei Volsci? Dico bene. Sei di Castro dei Volsci? Sì, certo. Provincia di Frosinone? Certamente. Sei cavaliere? Sì. Sei commendatore? Sì. Sei dottore? Sì. Sei Saturnino? Sì. Questa è la cosa peggiore secondo te. Perché? Sono Saturnino. Ti chiami Saturnino? Sì. C'è e poi anche scritto... un santo, San Saturnino. E qui c'è un frego, diplomato all'arte drammatica. Ah, era cancellato. Era cancellato. Tu sei diplomato all'arte drammatica. All'Accademia penso che sia stata una cosa importante per la tua carriera, no? Molto importante. Molto importante. Non fare lo spiritoso perché l'Accademia era una cosa seria. Io mi ricordo, abbiamo studiato moltissimo, la dizione, come senti, sì, è vero, l'ho proprio imparata lì. Io mi ricordo il primo giorno che mi presentai, c'era la segretaria Setaccioli, dissi scusi, come parlava allora, scusi signorina, allora l'esame ci sono sabato, s'aggricciò tutta, oddio, disse, che è successo signora? Dice lei c'ha il sabato con 3B, come con 3B? E dico sa, io dico, vengo da Ceccano, da Castro dei Volsci, una ma due, a Roma sabato ce n'ha due, una ma la sono portata dalla ciociaria, dico c'ho 3B, c'è il lavoro, c'è il lavoro. C'è il lavoro che dovremo fare per arrivare a un sabato decente e tre anni, ci sono voluti tre anni ragazzi, e poi? Per arrivare a un sabato straordinario, sabato, c'avevo un sabato che sembrava venerdì, sabato. Quindi hai avuto successo per una volta detto bene sabato. Sì, no, io ormai avevo una dizione perfetta, sabato, mi hanno detto vai pure, mi hanno lanciato. E non è successo niente. 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 Ma come dico, ho studiato la lezione, c'è un sabato che certi amici manco venivano, dicevano, allora ci vediamo sabato. E non venivano. Dice, ma come ho detto ci vediamo sabato? Dice, ma mica era sabato? Dice, tu mica hai detto sabato. Come no? Ho detto sabato. O vedi? Dice, a noi ci è sembrato lunedì, giovedì. Senti, però queste cose è sempre bene saperle, capito? Certo. Il successo è venuto dopo tre anni di studio, con fusse che tarifusse la volta buona. È la frase da allora, fusse. Ritornato alle origini, mi sono dovuto andare a ritrovare tutti i B che avevo buttato via, per fortuna che avevo ritrovato tutti i B dei sabati, e finalmente è venuto il successo con fusse che tarifusse la volta buona. Senti, potrei però festeggiare le nozze d'argento, invece di dire reperto archeologico. Cioè, Nino adesso sta per festeggiare, 24 anni, era mi pare nel 60. Sì, quindi, insomma... 60, 59, 24 anni. 24 anni. Senti, quanti guarda film ti hanno offerto dopo il successo di Fusse che prende, fosse? Prende qualcosa? Dopo... No, ordinazioni niente stasera, nessuno ha fatto un'ordinazione. No, volevo dirti, dopo questo successo, sì, quali film ti hanno offerto dopo Fusse che fosse? Ah, ecco, una cosa, una domanda molto intelligente, cosa che vorrei dire ai giovani oggi, i giovani comici. Io ebbi successo, tu lo sai, sei testimone, sei più vecchio di me, dico, sei testimone che io ho avuto molto successo con Fusse che tarifusse la volta buona, è vero. Sì. Mi hanno immediatamente, il cinema si è buttato immediatamente su questo personaggio, ha detto facciamolo nostro e qui facciamo i soldi a palate, come diceva Pedrolini, poi se i soldi non vengono le palate sono sicure. Allora. Però, dico, e io mi sono rifiutato di fare il film Fusse che fusse la volta buona, quelli che hanno la mia età più o meno... Nessuno di voi ha visto un film che si chiami Fusse che fosse la volta buona. Mi sono rifiutato perché per me quello era un fatto radio, era un fatto televisivo. Era entrare a giocare con le persone in casa e quindi io mi avevo fatto l'Accademia, non volevo tradire questi miei studi. Bastiano, Fusse che fosse la volta buona. Colloquiava con il suo compare, il suo che moto, stava, era dall'altra parte della montagna. Già, era il loro telefono senza fine. Lì a bolletta la Sipa buscava poco. Sì. Il telefono, Cumbo, che ci si è dato agli somarodia quando che si è ammalato? Tu traduci? Sì, si traduce. Che hai dato al somaro quando si è ammalato? La tremendina. Il giorno dopo, altra telefonata. Cumbo, che? Ma sei sicuro che ci si è dato la tremendina agli somarodia quando che si è ammalato? Sì, no. E com'è che lo somaro mio si è morto? È pure lo mio!
Nino. Nino Mabastiano era anche un uomo di vita, un uomo di vita, Bastiano era uno che viveva la vita, frequentava. Andava nei mercati, nelle fiere, faceva il contatto, lui andava, oggi vanno, dice, da mezzetto di manzone, no, lui gli prendeva le bestie sane, mi diceva, ma da un bove per piacere, si comprava gli animali così come niente fosse. Ad vero che un giorno incontrò un amico, si era comperato la capra, e allora gli fece, compà, ma che ti sei accattata la grappa? Ebbene, ci mi sono accattata sta grappa. Ah, e come fai mo, che tu la stalla nella dia, dove la fai a dormire sta grappa? Ah, dice che se la faccio a dormire con me, la fai a dormire con te, e come fai con la puzza? No, questa poi si abitua. Uomo di vita, uomo di vita, Bastiano. Ma i componenti della famiglia di Bastiano, cioè il compare, magari ci fosse uno zio. Sì, uno zio, uomini straordinari. Uno zio forte. Zio Attilio era un uomo che non ci aveva paura di niente, ce ne vorrebbero adesso un po' di quegli uomini lì. Mi ricordo io, c'ho un ricordo straordinario di zio Attilio. Una volta venne un circo equestre con tanto di leoni, bestie feroci, eccetera, e lui andava a questa cosa e dice, che sarà questa cosa, amore? E uno fece 100 lire, entrò il domatore, 100 lire di premio a chi ha il coraggio di entrare nella gabbia dei leoni. Ci vengo io per la matazza, senza niente. Entrò nella gabbia dei leoni, disse, nah, zitto, boh, non ti muovo, la matassa che sono un cazzotto, ti faccio l'esa, buona, così, il domatore faceva, stia attento, levati di mezzo, per piacere, voglio vedere sto leone come famo, e fece, stai buono, fai vedere come apre la bocca, fai vedere come apre la bocca, e il leone, e lui, gli infilò tutto il braccio destro, ma fino a qui in bocca, così, bocca del... adesso lo chiama Nermancino. Però ragazzi, uomini coraggiosi, non ce ne sono alcune più. Frasi di allora di Bastiano. Beh, insomma, come disse, erano frasi celebri. Come disse Napoleone, dall'arte di quella roccia, anche stavolta l'abbiamo presa in saccoccia. Oppure, come disse l'Aretino, il Plinio il Giovane a Plinio il Vecchio, anche stavolta l'abbiamo presa nel secchio, sempre questo, sempre diceva, perché non ne andava mai una buona. Certo, se tornasse oggi, e leggesse, fai conto, una notizia come ho letto io qualche giorno fa, che il debito pubblico pare che vada verso, aiutatemi, 100.000 miliardi. Certo, cosa 100.000. Direbbe? Ma tu pensa che oggi, abbiamo fatto i calcoli, io non so manco quanti zeri si scrive, tu lo sai? Forse Pitagora, abbiamo fatto i calcoli che ogni bambino che nasce che già c'ha un debito col governo di 1 milione. Anche un po' di più. 1,5 milioni. Adesso, voi pensate, Bastiano che oggi legge, per fortuna che non legge più, anche perché era alfabeta già allora, come diceva lui, che legge una cosa così, subito direbbe, mo lo so capito perché gli vaglioni, i ragazzini, sì, i bambini, dice, quando nascono una volta gli pigliavano per le zampe e gli dicevano, per carità, se acchiappa la creatura per le zampe bisogna darci una sculacciata, così piagne e respira. E non c'è bisogno, perché come nascono piagnano subito, hanno 1,5 milioni di debito col governo. Non c'è bisogno della sculacciata. La sculacciata gnale non la più. Allora abbiamo rievocato, non reperto quel momento. Non abbiamo, sì, abbiamo rievocato, però non siamo cambiati. Bastiano, non siamo cambiati molto, lo stesso spiritaccio c'è. Sì, tanto più che forse, come direbbe Guido Cavalcanti all'Aretino Pietro, siamo rimasti con una mano davanti e una di dietro. O come rispose l'Aretino Pietro a Cavalcanti, una di dietro e una davanti. Sempre lì stiamo, Diciamo che la classe non è acqua.